tutto che... cultura, niente. Fai così. C'ho roba nei denti. Un po' di rossettino. No, fare così. Sì? Ah, così è molto più fine, sì? Però mi sono... Basta, andato via, andato via, andato via, andato via. Tu vuoi che ti venga detta? Sei una vera amica. Vero? Le vere amiche fanno così, le vere amiche capiscono se c'è una roba che non va bene, te lo fanno notare. Sì? E ti rimettono in condizione di fare danno, ma senza delle attenuanti fisiche, quali il rossetto tra... No, ma infatti, forse un'amica ancora migliore avrebbe fermato un attimo la registrazione e ti avrebbe fatto mettere a posto di nascosto. Stiamo però chiedendo troppo. Qua siamo così, le facciamo cotte mangiate. Come va? Ti vedo in splendida forma. Adesso spero di non fare... body compliment unrequested, di incappare, però ti vedo veramente in splendida forma. Stai grazie, benissimo. Grazie. Basta, non ho un... cioè, era un... ti vedo in splendida forma. Dovrei dire, beh, del resto anche io ti trovo mica male. Sei un... No, volevo sapere un po'. Sei un uomo che ha ancora molto da dire e molto da dare. Era un mutuo scambio. La verità, Ale, che io ultimamente questa cosa, siccome quest'anno io compio 50 anni. Veramente? Ecco, un applauso di incoraggiamento. Per i 50 anni, dai che fin lì ci sei arrivata. Però dai. Siccome io ho cominciato questo lavoro più o meno quando ne avevo quasi 30. Sì? E appena arrivata qua a Milano, io giocavo a basket, appena ho smesso di giocare a basket, il mio corpo si è disorientato da questa alternanza di ritmo. Certo, come succede a tutti gli atleti. Come succede a... infatti sembrava Ronaldo inizialmente, ma Ronaldo non Ronaldo, Cristiano. Ronaldo il fenomeno, sì. Appena ho smesso di giocare, il mio corpo si è disorientato. Quindi a 30 anni ero così, avevo un fascino un po' discutibile. A 40 anni, per anche accadimenti biografici, è stato un'annata, diciamo, non proprio felice. Quindi tra una trentenne eccesso, una bella cinquantenne, puntiamo dritti a quest'ultimo obiettivo. Forza. Ma hai tempo da dedicare a te stessa? Perché fai un sacco di cose. Fai la televisione, fai la radio, il teatro anche. Come occupi il tempo libero? Innanzitutto, quanto te ne rimane? Poco, ma ben investito, con delle frequentazioni più o meno stabili, affettive. Sì? Il mio hobby, la mia vita privata, cerco di prendermene cura. Fidanzata? Vabbè, hai detto stabile, sei in trattativa. Ci sono anche delle relazioni anche affettive che anche con stabili, i vestiti stabili, ma addosso. Che non... No, certo. Tu subito pensando. Non lo so. Ci sono anche dei fidanzamenti con dei vestiti addosso, cioè che rimangono un po' nel... No, sì, no, nel platone. Ho un cuore che... Che galoppa. Che come galoppa, come il rumore del nostro risciò. Sì, quindi è tutto un po' complicato, però è bello avere la vita piena di cose, avere cose di cui occuparsi, avere anche cose che vorresti fare di più e meglio. Per una serie di concatenazioni si è tutto sovrapposto, un po' la TV con la radio, sì? Con il cinema, no, prima c'è il cinema. Con il... cos'è l'altra cosa? Il teatro. Il teatro. Capisci come faccio? Sì. Non faccio, cioè in maniera approssimativa. Quindi sono un po' confusa, a tratti felice e a tratti anche però infelice. Felice. Beh, però felice di splendida cornice, sì. Felice di questo malinteso che si è creato nella mia vita, per cui appunto, come tu mi hai introdotta, sono finita nella sessione cultura Rai di questa cultura, gloriosa sì. azienda che è la Rai. Quindi a cosa, volte... cosa viene richiesto a chi lavora per Rai Cultura rispetto a noi che siamo dei cialtroni? Cioè, cosa... Non però io ti conosco, io ti sento di cultura ovviamente, ma ti sento simile a me. Rai Cultura cosa ti ha chiesto di diverso da... Io non l'ho ancora capito, siamo alla settima puntata, va detto questo. Senz'altro la cultura a volte può essere il contenuto, ma a volte può essere anche lo strumento con cui ti porti il contenuto. Abbiamo degli ospiti che probabilmente non avrei scelto come primo istinto, però... No, te ti ho scelto. Ah, ok, no, perché sono andato anch'io, pensavo stesse parlando di... No, però si parla di libri, di cinema, si parla da un punto di vista un po' particolare di questi argomenti che a volte quando uno si accosta alla parola cultura la gente cambia canale, stanza o addirittura anche residenza. Sì. E quindi noi abbiamo provato a rendere questo viaggio all'interno della settimana. Ci hanno chiesto un programma sull'agenda cultura della settimana. Sì. Poi in realtà non è proprio quello che facciamo, però non se ne devono essere ancora accorti. E quindi noi facciamo una cosa che ci sembra credibile. Bene, complimenti. Stavi parlando prima del basket, mi è venuto in mente che... Domani viene Gigi, no, giovedì viene Gigi D'Atome
Sì. Lo conosci bene? Certo. Vuoi lasciare un messaggio per Gigi D'Atomi? Allora, intanto che se modo, tu che modalità? Giocavi a basket, noi abbiamo sempre montato qui in studio. Ma guarda, è una cosa veramente fastidiosa questa. Il nostro canestrino da ufficio. Adesso tu pretendi che una giocatrice completa come me possa fare canestro con un pezzo di carta, con una pallina minuscola. Questo, vabbè, prova. È difficile. Vuoi un telecomando? Io qua ho il cassetto pieno di roba. Se vuoi. Vuoi un telecomando, una spazzola? Dammi prima la spazzola. Prova con la spazzola. Vuoi il pollo? Oh, quasi. Cos'è quella? Una pallina. Una pallina, non vedevo. Troppo leggera. Vai, telecomando. No, quella è piena, occhio. Quindi. No, se vuoi. No, ci vuole un oggetto pesante. Tieni. È un rasoio, scusami. Ma si rompe, Ale? È già rotto. È tutta roba che qua da. Ma scusatemi, è là in fondo, perché? Perché siete così ruffiani? Scusatemi, è andato là in fondo, non è entrato. È bucata la rete. Ah, c'è la rete bucata, sì. È quello. È entrato. Io chiedo alla VAR, cioè, scusa, secondo me è entrato. Ma ce l'abbiamo? Possiamo rivederla? Ok. Non si può, va bene, basta. Non si può rivedere. La Rai Cultura la rivediamo. Vuoi lasciare un messaggio a Gigi da te? Voi avete la possibilità di far rivedere i grandi momenti. Uno fa un acquerello come. Aspetta, sto facendo anche un acquerello. Aspetta, non so se possiamo aprirti qua. Eccoci qua. Ma no, ma scusa, io non accetto questo. È un acquerello. Perché c'è una cosa, in effetti questo naso. È perché alle ragazzine piace questa. Se no c'è questo, che però è senza acquerello, però c'è sempre. Non c'è una cosa che nella faccia, non so. Il naso più, io ho le froge importanti. Posso fare il pezzo così? Sì, aspetta, sì, vai. Ah, ciao Gigi, forse potevi, non mi riconosci perché non vedi le narici, invece sono io, ciao. Queste sono le mie froge importanti, importante come quello che sento per te, siamo sardi, abbiamo tante cose in comune, il basket. Ma chi viene così figa da vicino? Manca un Naomi Campbell. Allontanati, io sono come Tuzzi, da lontano. Ecco, meglio Campbell. Io le ho piccolissime, guarda. Guarda, anche tu a naso, grazie a Dio. No, dov'è, qua. Gigi! Ecco qua. Vabbè, quindi. Io so anche aprirla a ritmo, guarda, suonate. Vai, vai, suonate un pezzo. Ragazzi, è Rai Cultura questa! Aspetta, io so fare questo. Aspetta. Suonate. Bravissimo. Ambiente di pronto soccorso. Non ho salutato, è finito. È finito il tempo, abbiamo dato troppo spazio ai nostri talenti e poco all'affetto anche, che avevamo per Gigi D'Atomi. Ma anche i pori, il mio dermatologo ha chiuso. Geppi, no, ma stai bene, ma cosa vuoi che ti cambiamo le luci? Posso fare l'intervista come collaboratore di giustizia di spalle? Girata. Mi sento più a mio agio. Ma no, stai bene. Perché guarda, tra l'altro tu dici così, ma io ad andare ospite nei programmi altrui, io sono sempre, perché chi di tu sì. Per dire, tu che fai le interviste, non soffri un po' nel riceverle? Sì, più che altro mi rendo conto che non sono all'altezza delle persone che intervisto. Cioè, cerco sempre di avere delle cose intelligenti da dire, ma poi mi rendo conto che non le ho. Non è vero, non ti buttare. Lo so, però o perlomeno non mi vengono subito, mi vengono poi la sera sotto la doccia, dico, la ah, cazzo, del avrei dovuto dirgli questa ma roba. Ma la sindrome del pianerottolo è una grande nemica delle video. Sì, sì, emotivo. Non riesco a dirla. Quando subito. Esci di casa sai cosa dire, ma là non lo sapevi. Perché secondo me a volte io, ma un po' secondo me anche tu, ci concentriamo più sulla battuta che sul contenuto. No, io sono Rai Cultura, questa cosa. Ah, scusi, hai ragione. hai ragione. Senti, ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, ma tra poco ritorniamo, andiamo avanti, riprendiamo da qua a parlare. Basta che non siano le autoscale, te lo dico. No, ma vedrai che non se ne andranno via, perché tra poco ritorniamo con Geppi Cucciari. A stasera c'è Cattelan, a tra poco. Stasera c'è Cattelan, stasera c'è Cattelan, stasera c'è. Bentornati.
bentornati, bentornati. Stasera c'è Cattelan con noi, Geppi Cucciari. Giovedì in onda con una splendida cornice su Rai 3 e ovviamente l'altro tuo impegno che abbiamo nominato prima è la radio. Sì. Un giorno da pecora dove tu fai Giorgio satira... Giorgio Lauro. Sì, fai satira politica. Vabbè, dai, sì. Parlate. Diciamo, raccontiamo. Questo è un programma che io ho abbracciato, che ha abbracciato me dopo una partenza con un altro giornale, un giornalista storico che era Claudio Sabelli Fioretti. Giorgio Lauro c'era con lui da prima. In realtà si è deciso di regalare un giorno da pecora a chi in teoria ci governa, anche in pratica. Perché gli ospiti hanno sempre a che fare con il mondo della politica. Poi in realtà se c'è un modo per fare satira di costume sociale e politica e ascoltando le persone, facendole parlare per un'ora e mezza, allora noi la facciamo. Però in realtà non c'è un copione di severo nei loro riguardi. Non c'è una partenza necessariamente puntata su. No, quello. No, quasi mai, anche perché a volte ci dicono, ma perché è quello? Perché l'avete votato? Perché quell'altro? Perché l'hanno votato? Perché certo. Qualcuno l'ha sempre votato. I politici come si rapportano con voi? È facile? Avete un... Beh, senz'altro tu che conosci la radio sai che dopo un po' che uno è in uno studio radiofonico, mentre di questo non ti dimentichi mai, di quella telecamera, di quelle luci accese, di questa gente che ti guarda come se tu dovessi sempre dire una cosa astuta. Sta parlando di voi, Sì, di voi. Si chiama pubblico, è una realtà meravigliosa a cui tutto dobbiamo. Questa presenza bellissima non ce l'ha. Dopo un po' la gente si dimentica un po'. Si lascia andare. E a volte si lasciano un po' andare anche a confidenze, a cose che sarebbe meglio non dire. E quindi... In quel caso cosa fanno? Cercano di riparare? Avete mai dovuto discutere con qualcuno? No, anche perché siamo in diretta, quindi è tardi. Sì. Quindi ognuno porge la propria verità e noi siamo là a condividerla con loro. Bene, 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 bene. L'altro grande tema che ti riguarda... L'altro grande tema? Sì. È la palestra. Allora, abbiamo durante la pubblicità recuperato queste foto di Geppi Cucciari. Questo daguerrotipo. Questo... Guarda qua. Quanti chili sono? Boh, però devi fare il conto, 15 il bilanciere, 10 quei minchietti, sono 35. Tecnicamente si chiamano così, i minchietti. Guarda anche questo, questa sembrano quei fotomontaggi quando uno, cioè c'hai le persone che te lo tengono fermo sopra e tu fai finta di stare agganciata sotto, invece è tutto vero. Me lo fai vedere? Ah, sì, sì. Ma, sì, sì, l'ho fatto. Brava, quante volte di fila? Alcune. Stai proprio seguendo una tabella. Qua, vabbè, dovevi ancora partire e poi c'è questa. No, qua non dovevo ancora partire, si chiama stacco. Ah, si sta proprio così fermi? No, lo prendi da terra e lo tiri su. Quelli sono 45 kg. Ah, però più su di così non vai. Rimane così e poi lo riappoggi per terra. A cosa serve? A farsi male, secondo me. Mi sono fatta questa idea. Credo. Ho deciso di rassodare i glutei, perché sì, voglio abbinarli al cervello. E poi c'è questo, dove i glutei sono comodi, il cervello anche fra le mani, cioè tenuto su. Esattamente, in quel momento stavo abbinando sempre i glutei al cervello, si capisce un po'. Sì, 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 sì. Perché non mi piace, sai, tu mi dici, ma tu vai in palestra perché ti piace? No. Geppi, a chi piace sinceramente? A gente, c'è gente a cui piace andare in palestra. Ma tu vai da sola o vai quando la palestra, cioè hai uno spazio privato solo per te perché ti vergogni? No. Dov'è? No. Allora, io sono andato in palestra pochissime volte e cercavo di stare il più riparato possibile perché mi vergogno di andare in palestra, dell'andare in palestra. Quindi spero che io sono non andata ci sia anche in quei corsi collettivi, ho fatto anche Zumba nella mia vita. Ah, sì? Però adesso ho un esorcista tutto mio e vado da lui, quindi stiamo io, lui e magari c'è qualcun altro, una palestra molto piccola, tipo la Tana delle Tigri. Ok. Mi alleno solo con lui, quindi facciamo 50 minuti, poi quando vado fuori per il teatro vado sempre in alberghi con la palestra. Ah, certo. E mi alleno o da sola, lui mi manda gli esercizi, così li chiamiamo. E tu te li fai. E io faccio la mia routine, che è proprio routine. Sì. Che routine. Però non devi sottostare a quelli che fanno. Tu sei una di quelle che fa i versi? No, non sopporto. Infatti, quando c'è qualcun altro in palestra, siccome gli uomini ansimano, sì? E a me è un uomo che ansima, se non c'entro io non mi interessa. Esatto. Solo se serve. Fastidio. Solo se serve.
Io non sono la Monica Seles del CrossFit. Ti ricordi com'era Monica Seles? La tennista? Che stava sempre... Oh! No, tu sei... No, io in silenzio soffro dentro, perché non mi piace. La gente, come fai ad andare in palestra? Perché a un certo punto la forma fisica e la salute sono vicine. Io cerco di combattere questo deperimento. Sì, l'avanzamento, ma anche del tempo, della vita, va avanti. Oh, meno male. Non guardarmi negli occhi quando dico queste frasi. Avanzamento del tempo... No, ma stavo parlando di loro. Stavo parlando di loro.